Buongiorno dal Gran Sasso d'Italia. Vi ho portato in questo posto incantevole, come vedete, perché è dove lavoro adesso, è al Rifugio Monte Cristo. Qua ci troviamo a 1500 metri di altezza. Io sono Enrico Ferrauto, sono un cuoco aquilano, abruzzese verace. E sono un cuoco, diciamo, che mi piace la cucina tradizionale italiana, cucina delle tradizioni, della tradizione della nonna. Oggi vi farò una ricetta proprio vera, tradizionale dei pastori aquilani, quindi delle fregnacce con iolaci, il pecorino e il guanciale. Iolaci sono, è un'erba spontanea che cresce dai 1800 ai 2000 metri di altezza negli stazzi delle pecore, e che i pastori raccoglievano e quindi facevano delle frittate, quindi o della pasta. Oggi farò la pasta con del pecorino eccezionale, con gli iolaci e con un guanciale a chilometro zero fantastico. La passione per la cucina è nata quando ero piccolo, diciamo, da mia nonna e mia mamma, che sono delle cuoche. Mia nonna era una cuoca eccezionale che mi ha tramandato quei sapori di una volta che i bambini di adesso non provano più, quindi ci dobbiamo far noi carico, no? Di far scoprire quei sapori di una volta che adesso non ci sono più. Un aneddoto di un film che a me piace tantissimo sulla cucina, secondo me il più bello della cucina, che è Ratatouille, il cartone animato di Walt Disney, nella scena quando il critico gastronomico assaggia il piatto del topolino e inizia a piangere dalla commozione, perché gli ricorda il piatto della nonna. Quindi la cucina, secondo me, è passione, è ricordi, è emozione e è sorriso. Allora, siamo qua in cucina e adesso partiamo dalle fregnacce. Quindi abbiamo una farina macinata a pietra bio, acqua del Gran Sasso fresca, un goccio d'olio buono extra vergine d'oliva e un pizzico di sale. Stop. Impastiamo. Il termine fregnaccia in aquilano significa una cosa fatta male, quindi diciamo che sono dei mattaiati. Mi ricordo la mia professoressa di matematica che quando mi riportava i compiti mi diceva: Henry, hai fatto una fregnaccia! Quindi sapevo che era una cosa proprio, era un 2 o un 3. Forza, forza, ci vuole forza di braccia! La chiudiamo con la pellicola e la lasciamo riposare 30 minuti. Procediamo poi dividendola in 4 con un po' di mattarello, un po' di farina che mettiamo sul forno, facciamo piano piano la sfoglia. Una volta fatta la sfoglia, non tanto sottile, bella, bella grezza, bella alta, no? La tagliamo col coltello. Poi ce la tagliamo un po' come capita, alla fregnaccia. Questo è veramente un guanciale, guardate, spettacolare, spettacolare. Tagliamo questo guanciale a listarelle, bene bene, tutto quanto. Ecco gli ingredienti del mio piatto, quindi abbiamo detto gli iolaci che ho sbollentato, poi questo pecorino che è una cosa pazzesca,
il nostro guanciale che abbiamo tagliato a cubetti, l'aglio che deve essere anche questo buono, l'aglio di Sulmona, noi abbiamo l'aglio di Sulmona che è strepitoso, del peperoncino e l'olio di pianella sempre abruzzese eccezionale. Iniziamo a far sfrigolare il guanciale piano piano nel suo grasso. Il guanciale lo abbiamo bello tostato, eccolo, e togliamo il grasso. A questo punto tagliamo gli olaci col coltello, piano piano, un filo d'olio al padello. Quando l'olio si è insaporito con l'aglio, a sfrigolare ci mettiamo gli olaci. E incorporiamo guanciale che abbiamo tostato prima. A questo punto ci siamo, non ci resta che cuocere la pasta. E adesso ci riscoliamo in padella, ragazzi. Partiamo, filo d'olio a crudo, goccio di acqua di cottura, così, e dulcis in fundo questo fantastico pecorino di Campo Imperatore, Gran Sasso, Italia. Ed ecco a voi le fregnacce, olaci, guanciale e pecorino. Pronte. Allora, adesso le impiattiamo. Guardate ragazzi, che bontà! Che bontà! Di pecorino, ragazzi, questa è la bontà, lo assaggiamo, vediamo, sicuramente sarà giusto per me. Un saluto dal Gran Sasso e un saluto da Enrico.